2.0 presenta Napoli Magazine. È lunedì 2 settembre 2013, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla e benvenuti a Napoli Magazine, l'appuntamento quotidiano con il calcio Napoli in onda da lunedì al venerdì dalle 14.40 alle 16 sulle frequenze di Radio.0. Io nel frattempo saluto Sebastiano Felicella in console e apro subito le danze di oggi salutando il collega del Roma, Salvatore Gaiazza. Buon pomeriggio Salvatore. Buon pomeriggio a te Michele e ai tuoi radioascoltatori. Dicevo, era esagerato... elogiare troppo la squadra dopo la partita contro il Bologna, probabilmente esagerato bacchettare troppo la difesa del Napoli dopo la trasferta di Verona. Salvatore, dobbiamo sempre ricordare che questa è una squadra nuova con un allenatore nuovo, con una difesa soprattutto nuova. No, e poi ci sono registrato. Anche gli avversari che sono bravi, eh. Esatto. Questo Chievo con Sannino in panchina è una squadra insomma abbastanza quadrata, come ha detto Benitez, è una squadra che tatticamente sa il fatto suo. Sai cosa Michele, è che adesso cerchiamo la perfezione, come giusto che sia, perché comunque con Benitez contro il Bologna abbiamo visto un ottimo Napoli senza sbavature, e quindi anche il tecnico molto probabilmente vuole la perfezione, perché subito dopo la partita ha detto che questi errori devono essere corretti, perché soprattutto in occasione del primo gol, per una squadra che deve lottare per lo scudetto non credo che vada bene. In occasione del secondo, sai, Maggio non è un marcatore ottimo, è un esterno che va bene sulla fascia, e quindi Paloschi è stato bravo a liberarsi. Poi voglio dire, Reina aveva le gambe aperte ed è arrivato il 2-2, però oltre ad evidenziare questi errori bisogna evidenziare anche la forza di un Napoli che nel secondo tempo praticamente ha voluto vincere la partita, ha creato tantissimo, e credo che il 4-2 gli stia anche un po' stretto. E tra l'altro Salvatore, abbiamo visto e rivisto, sentito e risentito quel "ragazzi un gol lo facciamo" pronunciato da Marek Hamšík, così come Mekšec, no, contro il PSV Eindhoven. Questi sono ragazzini, dobbiamo vincere, significa che Marek Hamšík è davvero il leader di questa squadra. Sì, però io vorrei un attimo evidenziare l'essenza del calcio in occasione del gol di Kayekon, no? Sì. Lo scatto nello spazio vuoto di Higuain, un uomo che si sacrifica non perché sia arrivato dal Real e sia un campione, per forza tirare in porta a tutti i costi, va a recuperare la palla, vede Kayekon che arriva sul lato opposto, serve quel pallone a centro e è il 2-1 momentaneo. Cioè, quella è proprio l'essenza e lo spirito di questo Napoli. Su mare chiaro possiamo scrivere, credo, dei libri sulla qualità, sulla quantità, sulla voglia, sull'amore che ha questo calciatore per il Napoli, con quella fascia che porta sul braccio. Credo che non abbia prezzo. Oggi qualche giornale dava qualche numero, 60 milioni, ma credo che non abbia, sia uno dei centrocampisti più forti in Europa, e non abbia prezzo, anche perché il Napoli non lo vende, mi auguro. Appunto, bisogna, Salvatore, bisogna veramente qui non rischiare di perdere probabilmente quel giocatore che sta segnando un bel passo, il salto di qualità della squadra. Ma io credo che con l'arrivo di Benitez non si cedono più calciatori importanti, anzi li compri, perché Michele, erano anni praticamente da Maradona che non si acquistava un campione vero. Negli anni di Cavani, di Lavezzi, ma dello stesso Hamšík, sono arrivati sì qui, ma erano calciatori che partivano da zero e sono diventati importanti grazie al Napoli, grazie anche a loro. Invece adesso è arrivato Higuain, che è un calciatore diciamo già forte di per sé, lo stesso Albiol, lo stesso Pepe Reina, al di là, voglio dire, degli errori che ha commesso. Emblematica la sua foto dopo la partita, che porta insegne sulle spalle, oppure il post su Twitter di Cannavaro che prende in giro Higuain con il tuffo di Kayekon. Si vede che, al di là, voglio dire, delle vittorie, dell'ottimo gioco che si sta vedendo, c'è un gruppo ben compatto che ha voglia di sacrificarsi, ha voglia di imparare il calcio di Benitez, e naturalmente i frutti si vedono. Appunto Salvatore,
Tu hai fatto bene a citare queste foto e a dare appunto la dimensione della compattezza del gruppo, perché ci poteva essere qualche problema. Il fatto di mettere in panchina un big napoletano come Cannavaro avrebbe potuto creare problemi, invece questa squadra supera tutto di slancio. Sì, ma pure l'esultanza di Cannavaro non è triste in panchina, naturalmente. Restare fuori non fa piacere a nessuno, soprattutto poi a un napoletano che ha sempre giocato. Però se arriva Benitez e fa delle scelte importanti, significa che bisogna seguirlo. Io ho sentito le parole di Zemaili, dice: è tutto diverso rispetto al passato. Prima c'era un allenatore che faceva bene, però puntava su 13 elementi, e ne è arrivato uno che punta su 22, e quindi dobbiamo seguire solo il suo credo calcistico e arriveremo lontano. Quindi io credo che ognuno sa quello che può dare al Napoli, Benitez sa chi può dare al Napoli tantissimo, e quindi sono convinto che si farà bene con l'unione del gruppo, perché sappiamo bene, caro Michele, che le facce, i musi cosiddetti giù, non portano da nessuna parte, poi si creano crepe nello spogliatoio, e quindi diventa poi difficile raggiungere determinati obiettivi. Salvatore, ultime ore di mercato, c'è chi è scettico su quanto potrebbe fare il Napoli da qui alle 23, c'è chi invece aspetta con fiducia la chiusura del mercato, proprio perché il Napoli potrebbe sferrare l'ultimo colpo in difesa o a centrocampo o per entrambi i reparti per completare questa squadra che veramente ha bisogno di poco proprio per essere completa, scusate il gioco di parole. Michele, il buon Benitez sa il fatto suo. Se ha chiesto un difensore, mi riferisco a Skrtel, o se ha chiesto un centrocampista, mi riferisco a Mascherano o a qualche altro, io credo che De Laurentiis farà di tutto per accontentarlo. Se il tecnico è convinto che con questa rosa fino a gennaio si possono fare grandi cose, allora va bene. Però tu mi insegni che nelle ultime ore di mercato, che poi non finisce più alle 19 bensì alle 23, può accadere di tutto, non lo so, qualcuno può arrivare e prendere Fernandez e gli dà la possibilità di giocare, e quindi tu devi andare a coprire quel vuoto che si è creato con l'addio del Flaco. Lo stesso Cannavaro è stato richiesto dal Milan, però il Napoli, a quanto pare, a sentire il suo procuratore, ha detto di no, perché è intoccabile. Quindi si possono creare varie situazioni nelle ultime ore di mercato. Certo, sperare in un doppio colpo credo che sia non ci sia tempo, certo. Nel senso che se il Napoli lo voleva fare lo faceva nell'ultima settimana e non nelle ultime 6-7 ore. Però i napoletani, i tifosi del Napoli, quelli che sono convinti che si possa fare qualcosa, fanno bene a sperare, perché comunque alla fine comunque a Liverpool è arrivato un altro difensore, ne sono ben 5, non fanno la Champions League, e quindi Skrtel alla fine, riducendosi un po' l'ingaggio, così come ha fatto Kakà per tornare al Milan, da 10 milioni è sceso a 4,5 più bonus, io credo che l'affare si possa concludere. Per chiudere, Salvatore, visto che non ci siamo sentiti a inizio settimana, quindi a bocce ancora ferme a Monte Carlo, come giudichi il girone di Champions? Io ho scritto un pezzo: poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio, no? Potevi entrare in un girone ancora più forte. Io credo che il Napoli sicuramente, come squadra di quarta fascia, non è andata giù all'Arsenal, al Borussia e allo stesso Marsiglia, perché con l'arrivo di Benitez e viste le prime due partite, io credo che questo Napoli sarebbe stato ottimo nella seconda fascia, e quindi non avrebbe dato fastidio a queste big. Se la giocherà, nulla è scontato. Non dimentichiamo che 2 anni fa, Michele, eravamo entrati nel girone di ferro, nessuno ci dava per passare il turno, e alla fine Napoli ha perso una sola partita nella fase
a gironi, solo con in casa del Bayern Monaco, che poi è andata a giocare la finale e poi ha perso contro il Chelsea, che poi ha vinto la Champions League. Io mi fido di Benitez, mi fido della sua esperienza internazionale, mi fido di questi calciatori, soprattutto non me ne voglio di Higuain, perché ho visto un giocatore che, nonostante, voglio dire, il suo pedigree, nonostante il suo background, ha dimostrato di volersi sacrificare per una squadra che gli ha dato fiducia. E già, voglio dire, Cavani, con tutto il rispetto, sembra essere dimenticato, perché questo fattore H, Higuain, Amsic, ma lo stesso Callejon, che fa un lavoro sporco ma che comunque segna e porta frutti, è già una macchina da gol, 7 reti, 2 solo subiti e 2 vittorie consecutive. Quindi di più, io credo, dopo una rivoluzione, quella estiva, non si poteva chiedere al Napoli. Nel frattempo saluto e auguro il buon pomeriggio e la buona settimana al collega della Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Gianluca. Ciao Michele, buongiorno a voi. Vittoria rotonda a Verona con qualche disattenzione difensiva. Figlia di che, secondo te, Gianluca? Ma probabilmente di qualche calo di concentrazione, del fatto che tutto sommato il Chievo nel primo tempo ha corso tanto, ha profuso tantissime energie, e lo si è visto poi nei secondi 45 minuti, quando ha calato il ritmo ed è venuta fuori la maggiore qualità del Napoli. Mi sembra però che stiamo forse puntando troppo l'accento, ma in generale sin da sabato sera, sui 2 gol subiti e non sui 4 che il Napoli ha realizzato. È logico che di fronte ad altri attacchi, ad altre avversarie, la difesa potrebbe trovarsi ancora più in difficoltà, però l'impressione che ho avuto io della gara del Bentegodi è soprattutto quella di una prova di forza del Napoli, a prescindere da qualche errore più dei singoli che non del reparto, che probabilmente con il passare del tempo, vista anche la condizione non ottimale di alcuni elementi, non assisteremo più appunto a disattenzioni come quelle che magari sono costati 2 gol subiti. Siamo d'accordissimo su questo, perché insomma, forse, come diceva prima Salvatore Cagliazza, oramai siamo già talmente ben abituati che cerchiamo la perfezione a tutti i costi. Mi sembra proprio di sì, anche per quel che concerne il discorso mercato, nel senso che un tifoso mi ha detto: dottore, ma almeno Skrtel lo prendiamo. Almeno. Esattamente, come se Skrtel fosse, diciamo, un giocatore come tanti altri. È uno di quelli che in difesa fa la differenza, è uno di quelli che il Napoli ha provato a prendere, secondo me, quando poi è arrivato al Biol. Dovevamo già tutti noi entrare nell'ottica di idee che il Napoli, il suo giocatore di riferimento nel reparto arretrato, lo aveva preso. Adesso bisogna andare a prendere qualcuno che per l'allenatore fosse magari migliore di quelli che sono attualmente in organico, ma non credo ad esempio che Benitez ritenga Story superiore a Britos, a Cannavaro e a Fernandez. Sono valutazioni sue, perché è lui che ha fatto il mercato del Napoli e secondo me lo ha fatto anche molto bene. Quindi non ti aspetti nulla di particolare da queste ultime ore di mercato, Gianluca? Sinceramente no, perché almeno che non ci sia uno scambio difensore per difensore che possa vedere implicato appunto uno tra Cannavaro e difficilmente, secondo me, Fernandez, non mi aspetto che il Napoli prenda un quinto, anzi un sesto difensore, essendo ancora un minimo organico. A centrocampo, se il Napoli avesse voluto fare qualcosa, secondo me lo avrebbe già fatto, e quando è andato via Gargano, Benitez ha fatto capire chiaramente di puntare eventualmente su Radosevic come quarto/quinto centrocampista, perché poi c'è anche Amsic che può giocare nei due davanti alla difesa. Secondo me, ripeto, difficilmente il Napoli farà qualcosa se non uno scambio, ma mi auguro sinceramente che non si arrivi a perdere anche a livello di spogliatoio un giocatore importante come Paolo Cannavaro, per prenderne magari uno anche di pari valore, che però non ti dà quel qualcosa in più al di fuori del terreno di gioco. E tra l'altro sembra che effettivamente il Napoli abbia risposto picche al Milan, che proponeva questo scambio con Zaccardo. Sì, sai, Zaccardo magari può essere un giocatore che può tornare utile paradossalmente più da terzino in questo momento, in questo modulo, che non da centrale, ma io personalmente, l'ho detto a più riprese, non rinuncerei a Paolo Cannavaro per quello che è innanzitutto l'apporto che può dare a questa difesa, perché non mi sembra onestamente inferiore né ad Albiol né a Britos. Probabilmente il Napoli ha 4 buoni difensori, per Benitez ce n'è uno che è fondamentale quando c'è da impostare, che è Albiol, però più o meno mi sembra che il livello medio
sia quello. Non mi sembra che Albiol faccia tutta questa differenza, mi sembra un buon giocatore, ripeto, come gli altri, e quindi onestamente andare a prendere qualcuno più forte di quelli che si ha in organico nelle ultime 7-8 ore di mercato, sinceramente credo che il Napoli questo passo l'avrebbe fatto decisamente prima. Gianluca, per quanto riguarda invece Skrtel, che è il nome che si fa con più insistenza, visto che c'è l'arrivo di Sakho, no, a Liverpool, tu non credi che il Napoli possa effettivamente fare l'ultimo tentativo per quella che credo era la priorità di Benitez? Io penso che Benitez si sia rassegnato quando gli è stato detto che Skrtel guadagna oltre 4 milioni di euro, che è totalmente fuori budget per quel che riguarda il discorso ingaggi, e quindi anche lui si sia messo un po' l'anima in pace. Skrtel è stato grande protagonista con il Liverpool ieri nella partita che io ho visto contro il Manchester United, ha giocato centrodestra tra l'altro perché c'era Agger che giocava centrosinistra, ma a prescindere da questo aspetto difficilmente può lasciare il Liverpool un giocatore così importante in una squadra così importante che adesso è anche in testa alla Premier nelle ultime ore di mercato. Ripeto, secondo me siamo stati anche noi a, per certi versi, a sbagliare ad andare dietro al discorso difensore centrocampista quando il Napoli aveva fatto capire che ormai il grosso lo aveva fatto, e devo dire lo aveva fatto bene e con largo anticipo, perché poi quando si prendono i giocatori l'ultimo giorno di mercato bisogna anche pensare che c'è una condizione da dover eventualmente trovare, ci sono tutta una serie di meccanismi che vanno in qualche modo oliati. Il Napoli in questo è decisamente avanti rispetto ad esempio al Milan, che è solito fare il mercato nelle ultime ore. A proposito di Milan, la domanda che proprio volevo farti: quanto può cambiare il Milan con Matri, con Kakà, e chissà che non possa arrivare qualcun altro ancora? Ma il Milan è una squadra innanzitutto molto mediatica, perché riesce con grande bravura da parte di Galliani a mettere a segno dei colpi che hanno sia una valenza tecnica che appunto una valenza per quel che riguarda l'immagine. Kakà è un giocatore che negli ultimi anni ha giocato relativamente poco e certamente non come negli anni rossoneri. Arriva, anzi ritorna a Milano a 31 anni, certo ha la prospettiva mondiale davanti a sé, però mi sembra che abbia perso quella brillantezza che lo caratterizzava. Certo, dal punto di vista economico è un'operazione eccezionale da parte del Milan, perché se pensiamo a quanto lo ha venduto e il fatto che invece lo ha riportato a zero, mi sembra che difficilmente nel calcio si ricordino, se non fosse proprio l'operazione Ibrahimovic da parte dello stesso Galliani, si ricordino questi cavalli di ritorno così favorevoli per chi in qualche modo è riuscito a vendere un giocatore nel momento migliore e a riportarlo, ripeto, a casa, in Italia, a Milano, quando invece sembra un po' sul viale del tramonto. Quindi come sempre sarà il campo l'unico insindacabile giudice. Ma secondo me il Napoli è davanti insieme alla Juve rispetto al Milan, rispetto all'Inter, tanto di cappello al lavoro di Mazzarri, ma il Napoli ha più qualità in organico rispetto a tutte le altre squadre, ripeto, Milan compreso, perché poi noi guardiamo a Kakà, guardiamo a Matri, ma non pensiamo a Mexès, a Zapata, a Bonera, a Constant. Non mi sembra che il Milan dalla cintola in giù abbia tanti top player. Idem la Roma, idem la Lazio, idem la Fiorentina stessa. Ecco, mi piace il progetto di Garcia perché è un allenatore che seguivo già dal campionato francese e sicuramente a Roma farà meglio dei suoi predecessori, però ad esempio lì cedono la mela, prendono gli Aic, per carità, buon giocatore, ma non dello stesso livello. Ecco, nel cambio non so quanto ci abbiano guadagnato, se non economicamente. Io credo che la Juve e il Napoli siano un passo avanti, la Juve 2 forse rispetto a tutte le altre, però per tenere questo gap bisogna fare come il Napoli ha fatto in queste prime due giornate, non mollare di un centimetro, perché sennò da dietro comunque si sono poi alla fine rinforzate un po' tutte. Gianluca, come sempre, grazie, a lunedì prossimo, buon lavoro e buona settimana anche a te. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport, e in effetti bisognerà vedere come va a finire il mercato. Si chiude alle 23, noi invece apriamo le porte come sempre alla grande Oscar Magoni. Buon pomeriggio, Oscar. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, ma siamo proprio incontentabili a voler puntare il dito solo su quei due errori che hanno permesso al Chievo di segnare due gol, e casomai invece a non elogiare questa squadra che continua a far gioco, continua
a segnare tanto? Ma direi che io sabato ero a Verona a vedere la partita. Devo dire che effettivamente sono giustissime le due cose che dici. Napoli ha espresso un gioco importante per tutta la partita, dunque con continuità, con costanza, ma è anche vero che in fase difensiva, soprattutto nella prima fase di gioco, ha concesso troppo a una buona squadra come il Chievo, ma con dei valori tecnici molto più bassi rispetto a quelli del Napoli. Dunque direi che non tanto sui difensori, ma proprio la fase difensiva fatta dalla squadra è sembrata ancora da registrare e si può migliorare molto ancora. E naturalmente però quando poi il Napoli gioca e ha il possesso del campo e della palla con questi giocatori e con, in modo particolare con tutti i tenori davanti, perché sia Insigne, Amsing, Caione e in modo particolare Higuain, è uno spettacolo vero. Dunque credo che sia anche abbastanza normale che la squadra debba trovare l'equilibrio giusto, proprio perché è una squadra molto nuova e sicuramente giocando anche con Hiller e Berami, cioè solo un regista e diciamo solo un incontrista, la squadra tende ad andare molto, tende a giocare molto in avanti e dunque tende magari a lasciare un po' di campo agli avversari e gli avversari naturalmente sono in campo per fare anche loro il loro mestiere, il loro lavoro. E dunque Napoli ha rischiato in quelle fasi dove non è riuscita a tenere coperto bene il campo, mettere pochi uomini sotto la palla, e ha rischiato così. Senti Oscar, credi che sia soltanto una questione di tempo o anche di uomini, quindi il Napoli farebbe bene entro le 23 a dare a Benitez quel difensore, casomai quel centrocampista che tutti quanti stiamo dicendo mancano per completare questa squadra? Ma al centrocampo io direi di no, perché giocando con il 4-2-3-1 i giocatori in mezzo, Zemaili, Hiller e Darami danno ottime garanzie sia in fase di copertura che in fase di appoggio del gioco. È forse un giocatore in più per riempire, quello sì, ma sicuramente il Napoli ha bisogno di un giocatore veloce dietro, di un giocatore rapido, di che abbia uno scattista, perché giocando in questo modo, giocando appunto con una filosofia improntata a fare il gioco, costruire molto con giocatori prettamente quasi tutti offensivi, credo che abbia bisogno necessariamente di un giocatore veloce dietro. Senti Oscar, per quanto riguarda invece il campionato, cosa sta dicendo questo torneo dopo le prime due giornate con non solo la Juventus e il Napoli, che tutti quanti ai nastri di partenza indicavano come le favorite, ma anche con Roma, Fiorentina, la stessa Inter di Mazzarri, che stanno veramente giocando un gran calcio e stanno soprattutto facendo punti a suon di gol? Ma la considerazione che faccio è che dico che le migliori sono davanti, tranne il Milan che ha bucato la prima partita a Verona giocando male, molto male. E sorpresa invece, secondo me è già una sorpresa l'Inter, non tanto perché ha vinto due partite contro due squadre, comunque Genoa e Catania, due buone squadre, ma non ancora squadre diciamo di importanti, così importanti, ma per come le ha vinte, insomma, Mazzarri ha dato già una struttura alla squadra, ha già quadrato i suoi giocatori, ha già messo la sua mano lì, la sua mentalità. Credo che questo sia un po' l'aspetto più importante. La Fiorentina, anche lì ci sono dei giocatori molto tecnici, il centrocampo secondo me più forte del campionato. Dopo quello della Juve ce l'ha sicuramente la Fiorentina. La Juventus ha vinto due partite facili senza rischiare niente e dunque credo che il campionato si stia delineando con il Milan in ritardo, perché la prima partita l'ha bucata clamorosamente. E per la possibilità chiaramente di rifarsi, considerati anche gli acquisti dell'ultima ora tra Matri e Kaká, insomma. Sì, no, vabbè, Matri sicuramente è un giocatore giovane che è in piena condizione fisica, è un giocatore che ha dato tanto e darà sicuramente tanto. Su Kaká qualche riserva, perché è un giocatore di classe immensa, ma è un giocatore che ha 4 anni in più rispetto a quando è andato via, un giocatore che negli ultimi 3 anni ha giocato pochissimo. E mi ricordo anche il rientro di Shevchenko, non era stato così brillante, dunque sarà tutto da valutare questo acquisto, che sulla carta è molto romantico, molto bello,
bisogna vedere se poi sul campo si rivelerà quel cacà che noi avevamo visto 4-5 anni fa. L'ultima, Oscar, sulla Champions, che girone ha pescato il Napoli? Ma un girone difficile come lo sono tutti quei gironi, ma credo abbordabile, perché giocherà contro squadre importanti, anche se non più così importanti. Però il Napoli sicuramente, che ho visto a Chievo per come gioca, per l'impostazione che ha, per la mentalità che ha, è un Napoli importante, molto importante. Napoli Magazine. E siamo tornati in diretta su Radio.0 con Napoli Magazine. Io saluto subito il direttore di Napoli Magazine, Antonio Pedrazzolo. Buon pomeriggio, Antonio. Buon pomeriggio, Michele, a te e a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati. Antonio, noi continuiamo alla grande e sono sicuro che sia particolarmente contento il nostro prossimo ospite, perché insomma, conoscendo il suo spirito, il suo orgoglio napoletano, rapidi, meridionale, rapidi, che credo, gli impegni, Maurizio, quindi... credo che sarà particolarmente contento di questa vittoria a Verona. Buon pomeriggio e ben ritrovato a Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio. Ciao, buon pomeriggio Michele, un abbraccio ad Antonio, grazie di aver chiamato Maurizio, questa volta. Maurizio, permettimi, eccolo, di farti dei grandissimi complimenti per l'ennesimo premio che hai ricevuto. Vabbè, ma parliamo di cose serie. Dai, non farmi arrabbiare, perché se no lo so che tu sei umile. Concentriamoci su argomenti più seri, per favore. Prima di parlare del Napoli, ragazzi, davvero una standing ovation, perché poi ha ricevuto il premio Cavaiore 2013 con Vipera, un romanzo che sta andando alla grande. E io gli auguro 100 di questi. Grazie. Detto grazie, ciò, grazie. Parliamo del Napoli. Andiamo, veniamo a noi, ecco. Veniamo a noi. Che notizie mi date, ragazzi? Ditemi che c'è qualcosa di bello all'orizzonte. Ho letto qualche secondo fa che ci sarebbe addirittura che Caliendo avrebbe dichiarato che c'è un'ipotesi al Sharawi, addirittura impossibile. Per il Napoli. Già il sergente ha detto che è impossibile. 30 secondi fa ha detto che è impossibile, quindi eliminiamo questa possibilità. Ma poi tutto ci serve tranne che un'altra mezza punta, no? Cioè non capisco, cioè facciamo l'1-1-5-1, non capisco lo schema di gioco che vogliono fare. Tra l'altro dobbiamo anche smentire un'altra ipotesi che è stata fatta in giornata, cioè quella di uno scambio Paolo Cannavaro-Zaccardo. Assolutamente. Fortuna. Sarebbe stato un suicidio. Io invece quello che devo rilevare purtroppo è che a quanto vedo si rinforzano tutti in quest'ultimo giorno di mercato, e anche parecchio. Io ho sentito che in chiave Champions l'Arsenal ha preso Sil dal Real Madrid, spendendo ben 50 milioni di euro. In chiave Italia la Juventus si appresta a incrementare ulteriormente la rosa con Gilardino e Nainggolan, a quanto ho capito. Il Milan ha chiuso per Kakà e si appresta a chiudere per Astori. La cosa mi preoccupa un po'. Io credo che queste due belle prime giornate, che pure qualche ombra l'hanno proposta, no? In termini soprattutto di tenuta difensiva, queste prime due giornate hanno mostrato un gap tra noi e gli altri che si va diminuendo, che si va assottigliando, perché avere la Juventus che dietro Vidal, Pirlo, Pogba, Marchisio mette anche Nainggolan e che sostituisce un obiettivamente non più compatibile con l'ambiente Matri e probabilmente anche Quagliarella, con una vecchia volpe come Gilardino, che io per inciso non avrei visto male nel Napoli davanti a Zapata, mi preoccupa un po', o sbaglio? Però guarda, sto dicendo Ciro perché mi è arrivato un messaggio di Ciro Venerato, che saluto, mio caro amico. Mercato. No, dice che Bigon gli ha ribadito che il Napoli ha chiuso il mercato. Almeno per quanto riguarda in entrata, quindi diciamo che per il momento restiamo così, anche se poi nella finestra di gennaio c'è una ovviamente la possibilità di fare dei colpi di mercato anche per rinforzare la squadra. Diciamo pure, caro Maurizio, che il Napoli non ci ha mai abituato a grossi colpi nell'ultimo giorno di calciomercato, e quindi è anche giusto poi non alimentare troppe speranze
sì, nelle orecchie e negli occhi dei tifosi. È una politica semplice il Napoli. Il Napoli ha contratti complessi, difficili e che prevedono giorni e giorni di trattative. Però tutto si può dire tranne che la fine del mercato sia arrivata all'improvviso e l'aspettata. Il Napoli ha avuto mesi e ha fortemente rafforzato due su tre dei comparti, insomma, cioè il Napoli, ricordiamoci, che ha soluzioni alternative nell'attacco, per esempio, oltre al Zapata ha un Pandev ampiamente utilizzabile con tre, cioè, con tre mezze punte dietro la prima punta. Quanto vale Amsic? Non poteva essere utilizzato nello schema di Mazzarri così. Adesso sì. Quanto vale Marek? Marek non è uno di quei gioielli senza prezzo. Marek lo avremo finché vorrà rimanere, io spero il più a lungo possibile. Ma ove decidesse di andarsene, a mio modo di vedere, Hamsik in questo momento è sicuramente, tenuto conto dell'età, il centrocampista migliore d'Europa, perché grandi giocatori come Schweinsteiger, Lampard, Gerrard, Xavi Alonso, Iniesta, Xavi stesso, Xavi Hernandez, hanno una storia di infortuni e un'età che ne mina il valore. Hamsik invece è in piena ascesa dal punto di vista atletico e dal punto di vista tecnico, quindi io credo che sia una cosa. Quello che vorrei, come ho scritto tra l'altro stamattina sul Mattino, è che non si perdesse la minestra per mancanza e non per eccesso di sale. Perché io ho visto, avevo già la mia idea, ne avevamo parlato, se ricordate, nelle trasmissioni precedenti, ma Britos, a mio modo di vedere, è largamente inadeguato a questi livelli. Per carità, un ottimo ragazzo, un buon giocatore, un professionista serio, ma inadeguato a questi livelli. E non si può avere una rosa di 23 elementi, per non dire 24-25, che abbia solo tre mancini, di cui uno è Britos, uno è Armero e l'altro è Pandev. Cioè non, io lo trovo carente da questo punto di vista il Napoli, e mi auguro che sbagliarmi, o mi auguro che Benitez sappia inventare, come ha detto, dei correttivi per mettere riparo a questa cosa, ma io non credo che Paloschi sia il centravanti più forte che incontreremo di qui a fine stagione, quindi ho delle perplessità. E in effetti ieri sabato ci ha fatto vedere un po' troppo i sorci verdi, anche se Maurizio, parlando con Oscar Magoni, che ha visto la partita dal vivo a Verona, diceva: d'altronde prima di tutto era impossibile trovare già l'equilibrio giusto, il Napoli già sta facendo veramente tantissimo, è una squadra che quando ha possesso palla è veramente uno spettacolo vero. Però, diceva, a centrocampo, quando giochi con un incontrista soltanto, con una squadra che tende ad attaccare, puoi avere qualche problema, ma con il tempo la squadra dovrebbe Io mi permetto, risolvere. Per carità, Magoni è un grandissimo tecnico, è stato uno straordinario campione, io sono legatissimo a lui, ma io credo di poter dire che la difesa del Napoli, nelle due occasioni in cui abbiamo preso gol, era schierata, cioè non è abbiamo preso due gol per mancata protezione dei centrocampisti. Infatti lui parlava proprio di fase difensiva, che noi abbiamo preso due gol a difesa schierata, a giocatori in area. Il secondo gol nella fattispecie se n'è andato a maggio Paloschi in una maniera che io credo che faccia saltare sulla sedia tutti gli insegnanti di scuola calcio, perché ha tentato un intervento che nella migliore delle ipotesi poteva causare rigore ed è stato saltato invece di essere accompagnato come avrebbe fatto chiunque. La verità è che Maggio non è un difensore, non lo è Zuniga, non lo è Armero, anche se comunque sono posizioni che a loro piacciono, ai giocatori, non è che avranno magari l'ho visto scappare molto facilmente, ma avranno delle carenze. Lo stesso Britos ovviamente sa di avere dei limiti, però ecco, comunque bisogna, secondo me, Britos e Reina hanno fatto una pantomima sul primo gol che veramente però ti voglio chiedere, ma tu Cannavaro centro-sinistra con Albiola a destra centrale lo proveresti o no? Io sì, ma io avrei provato Albiola centro-sinistra con Cannavaro al suo posto, francamente. Però il discorso è che io non li vedo questi ad allenarsi ogni giorno. Non penso che sia che Benitez, che è uno che dei più raffinati tecnici del mondo, abbia un cupio di soldi, una voglia di suicidarsi tale da far giocare il peggio invece del meglio. Cioè non mi sento di sostenere una cosa del genere. Quello ti dico anche di più, io
da tifoso, ma ribadisco da tifoso, non sono sicuro che andasse venduto Gamberini così velocemente, perché Gamberini quel ruolo con il terzo centrale di sinistra l'ha fatto per tutto l'anno con Mazzarri, e io non ricordo prestazioni clamorosamente negative di Gamberini. Quindi era così da togliere immediatamente Gamberini. Allora, sai cos'è? Poi subentra anche il discorso personale. Quando poi non accetti anche di avere un ruolo da comprimario, ah certo, certo, ci sta, no? Cioè, se certo, io, però poi, un po' come è accaduto con De Santis, no, Maurizio, nel senso che De Santis, esatto, De Santis, vabbè, posso capire, oltretutto io credo di aver visto che il ruolo da calciatore che attribuisce al portiere Benitez, De Santis non lo poteva fare. De Santis, io ricordo di rinvii a brivido di De Santis, invece questo è uno che forse gioca meglio con i piedi e con le mani, direi, sicuramente esagerato. Beh, insomma, l'ho visto, io l'ho visto con i piedi, cioè, detto a un portiere, non è il massimo. L'ho visto molto meglio nell'ultima partita con i piedi, perché francamente anche lui sul secondo gol di Paloschi, anche sul primo, ha fatto due cose da incubo. Cioè, ragazzi, noi andiamo incontro a giocare contro Tevez, andiamo incontro a giocare contro Lewandowski, andiamo incontro a giocare contro Osil, andiamo incontro a giocare contro questa gente, e siamo così sicuri che andiamo incontro a giocare contro Kakà, non ce ne scordiamo, Balotelli, cioè siamo così sicuri che questa difesa noi l'avremmo vinta la partita di ieri giocata contro una squadra, perché noi siamo molto forti in possesso di palla. Però quando gli altri attaccano, io la vedo, e anche sulle palle da fermo, la vedo molto instabile la situazione. Allora, per esempio, noi ci teniamo Fernandez l'anno del mondiale vorrà giocare, no? Ma è possibile, non si è trovato dove mandare Fernandez a giocare. E teniamo tutti i giocatori replicabili nello stesso ruolo, cioè Albiol, Cannavaro, Fernandez sono lo stesso giocatore in effetti, come ruolo, come posizione. Quindi uno di questi si dovrà forzare per essere adattato sul centro-sinistra. Almeno io la vedo così da tifoso, poi posso sbagliarmi, mi auguro di sbagliarmi. No, assolutamente, tu poni dei temi che ovviamente sono attuali e quindi se lo chiedono tutti. Però è anche vero che, caro Maurizio, questo Napoli ha 6 punti nonostante le carenze difensive. Ah, ma certamente, noi siamo felicissimi, noi abbiamo una grandissima squadra che ha il dovere e l'opportunità di giocarsi i risultati fino all'ultimo. Però se permetti, arrivare io nei quarti di finale della Champions e perdere il quarto di finale della Champions perché Britos fa una cappellata, mi darebbe un po' fastidio, o no? Oppure giocarmi il campionato in una delle giornate finali e prendere un gol dal Catania al 90esimo che ci fa pareggiare la partita perché Britos fa una cosa come la fece Aronica col Torino l'anno scorso, mi darebbe un po'... Cioè, Britos, ripeto, magari alla fine sarà in testa tutte le classifiche di rendimento, però noi sono 2 anni che lo vediamo, 2 anni. E sappiamo bene com'è e come non è, soprattutto. Beh, non lo so. Magari reagirà nella prossima partita, però sicuramente diventerà il nostro maggiore, perché noi, essendo non giornalisti come voi, poverini, ma tifosi, possiamo cambiare idea. Quindi siamo felicissimi di poter dire che io mi auguro che Britos sia alla fine il miglior giocatore della rosa. Certo, no, io glielo auguro anche perché comunque personalmente è un ragazzo molto sensibile, un grande professionista, che ha avuto anche un grande richiamo, se vogliamo, da Rafa Benitez, molto duro, io ho avuto modo di rivederlo anche con calma, quindi chissà, io gli auguro davvero di reagire dopo questa piccola parentesi non proprio felice. Maurizio, io ti ringrazio, ti mando un grande abbraccio, ovviamente appuntamento a lunedì prossimo. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori. Napoli Magazine. E allora, caro direttore, tra messaggini vari, cosa si dice all'Ata Hotel di Milano? Per ora nulla di nuovo rispetto a quello che già sappiamo, caro Michele, anche perché il Napoli valuta di fare l'ultimo tentativo per Skertel. Questa, diciamo, è la notizia
che stavamo verificando, però ecco, da qui a dire che poi arriva Skertel ce ne passa. E noi salutiamo subito il prossimo ospite, ed è un piacere risentirlo il lunedì, Biagio Izzo. Buon pomeriggio, Biagio. Buon pomeriggio a voi, ragazzi. Grande Biagio, come va? Alla grande, questo Napoli ci fa divertire, perché questa la classifica, no? Va bene così. Va bene, siamo sempre nella parte iniziale, quindi va bene mettere in cascina questi punticini che potranno servire più in là. L'importante è partire bene, iniziare bene, poi c'è sempre qualcosa da smussare, da aggiustare sicuramente, però questo Napoli ha dimostrato che è una squadra che c'è, che impone il proprio gioco, che non ha paura di andare a giocare fuori casa, insomma questo ci rende più fiduciosi. Biagio, ma questo Marek Hamsik può fare tutto, no? Per me anche se cambia mestiere, se vuole fare l'attore va benissimo. Sicuramente, sei pure più bravo di me, secondo me. Cioè, no, è straordinario. Il nostro top player è proprio lui, assolutamente. Secondo me è una maturità giusta, è arrivato al momento, insomma, clou della sua carriera. Questo carisma, insomma, riesce a gestire la squadra, a dare consigli, si vede che fa gruppo, è un punto di riferimento per la squadra che è fondamentale, secondo me. Biagio, ma secondo te arriva a quota 15-20 gol? Lo so che tu mi dirai, non ho la sfera magica davanti a me, però in quella posizione che un po' abbiamo visto con Eddie Reja, forse qualche soddisfazione in più ce la può regalare. Poi ricordiamo che ha quota 4 gol in 2 partite, pensa che l'anno scorso mi sembra in 7 partite ne ha fatti 5, siamo già a 4, sicuramente quei 16 metri che gioca più avanti lo mette in condizione anche di segnare. L'anno scorso avevamo Cavani, che un po' egoista, diciamo la verità, ma anche giusto se vogliamo, il compito era il suo, quello di fare gol. Quest'anno invece, secondo me, lo stesso Higuain è un uomo più un uomo squadra che un singolo, insomma, e quindi c'è più gruppo, e questo fatto che lui possa giocare più avanti, perché Hamsik vede bene la porta, la vede veramente molto bene, ha fatto 2 gol straordinari, essere lì, ma il secondo sembrava facile, ma trovarsi lì al momento giusto è proprio quello che va sottolineato, valorizzato. E poi cosa simpaticissima, nelle ultime ore Paolo Cannavaro in compagnia di Callejon, non so se l'hai visto, ha pubblicato su Instagram un video dove fa vedere come si fanno i tuffi e poi ha dato anche i voti a Higuain. Per fortuna non c'erano scogli, Callejon sanno è salvo. Higuain i suoi punti per i tuffi l'ha già preso, ha preso 10 punti, è il massimo, più che il Gattavigliacciù, ha preso il massimo dei voti. Sicuramente Higuain è stato la ciambellina, è stato staccorto, gli spiace, hanno pubbani, bisogna se hanno stati o 3 davanti hanno staccorto, perché sicuramente ne ha bisogno, però è chiaro che quello poi è un motivo di sfottò, però nonostante tutto Higuain, nonostante il cerotto, ci ha fatto questo gol, finalmente si è sbloccato, fa piacere a tutti quanti noi, per lui, per la squadra. Quando se lo abbracciavano diceva, hai visto, mi diceva cerotto, ci hanno già detto che hai punto. Biagio, ti fermo un attimo, perché già la settimana scorsa noi non lo facciamo mai, però dato che chiama dalla Germania c'è un tuo tifoso che ha detto: io sono davvero contento di ascoltare Biagio Izzo qui con voi a Napoli Magazine ogni settimana e vorrei salutarlo, è il mio più grande sogno, glielo realizziamo, che dici? Wow, che soddisfazione. Allora facciamola entrare in diretta a Roberto dalla Germania. Ciao Roberto. Buongiorno Roberto, allora un messaggio per Biagio Izzo, cosa gli vuoi dire? Che è un grande. grazie Roberto, ti voglio bene, ma che ci fai in Germania? Vieni a Napoli là. Roberto, sei emozionato? Molto. Roberto, ma hai mai visto Biagio Izzo, oppure l'hai apprezzato soltanto al cinema, in TV? Come no, con me è stato molto con me. Ah, molto già... con te. Aspetta, si capisce una cosa o un'altra. Aspetta, è stato molto con me, che significa? Siamo stati insieme. Ah,
Vabbè, però non sveriamo, anche perché Biagio, io poi non so, apro la figlia. Vabbè, sta fatta i poggi, capito tu cosa? Le vai a spina a chi? Stiamo a staccare a spina. Vogliamo dirlo chi è? Secondo me veniva anche i caimani per scacciare il mondo. Beh, più o meno, insomma. Intervengo senza fare Biagio, qualche chilometro più a largo, però, più che caimani. Diciamo che arriva da qualche isola. Buon pomeriggio a pilota, io lo dico. Buongiorno a tutti, grande amico Biagio. E allora ha ragione, è stato con me, ha ragione. Sì. Biagio, ciao Batman, come stai? In questa veste sportiva ti rivedo alla grande, sento veramente volentieri. Sei molto competente. Vabbè, ma incompetente sei tu, sei il nostro punto di riferimento, sei rimasto nel cuore di tutti quanti noi, ci vogliamo sempre un sacco di bene, lo sai, vero? Sei numero uno, Biagio. Pino, ti lascio il microfono per un tuo pensiero, poi ovviamente l'appuntamento con te è al venerdì. Pensiero su Biagio o su Napoli? Ah, su Biagio, su Napoli. No, sono brutti pensieri, però. Già hai visto che stai molto assieme, quindi. No, su Biagio ci conosciamo da tantissimi anni. Niente, lui è un grandissimo artista. Sono orgoglioso di conoscerlo, soprattutto di essere amico suo. Mi riempie d'orgoglio perché veramente è un artista pazzesco, è unico e credo che tutti voi siete d'accordo con me. Certo. Poi adesso non so, penso che stai preparando qualcosa per Natale, Biagio, quest'anno? Certo, siamo adesso, okay. Abbiamo finito la tournée estiva, iniziamo a scrivere il nuovo spettacolo che debuttiamo il 25 ottobre all'Agusteo con SOS. E poi andremo avanti con il nuovo spettacolo, ancora ne farò due quest'anno, che si intitolerà Come un Cenerentolo. Io avrò l'onore di avere in compagnia con me Peppe Barra, che è un orgoglio, sia come uomo che come artista, lo stimo tantissimo. Beh, allora davvero non vediamo. Numero uno. Non vediamo l'ora. Io do un grande abbraccio a Pino Tagliatela, che conosco poco, anche io, diciamo. Scusate l'intrusione, ma era d'obbligo salutare Biagio, che è veramente il numero uno. E continua la tradizione dei grandissimi artisti, attori napoletani, e Biagio è uno di questi. Veramente, veramente amici di Napoli. A livello di Troisi, Totò, Peppino De Filippo, e Napoli, oltre a sfornare grandi campioni in campo, anche a livello di attori, siamo messi veramente bene. Biagio è uno di questi. grande Pino, un abbraccio. Grazie, un abbraccio a tutti, ciao. Scusate il disturbo. Pino è di casa, Pino comanda lui, Napoli Magazine. Anzi, i suoi editoriali del sabato sono sempre cliccatissimi ed è anche molto pungente Biagio, devi sapere, quando ne ha da dire di tutti i colori. Caro Biagio, però adesso c'è la sosta nazionale, quindi adesso i giocatori si rilassano, però questo Benitez tutto sommato con questo palleggio pressing ci sta facendo vedere un tipo di gioco nuovo che manda in tilt gli avversari, quindi mi piace molto, perché questo è un modo per imporre il gioco, è un modo per cercare di gestire la partita, e questo è importantissimo. L'abbiamo notato nella prima partita, eravamo curiosi, volevamo verificare anche se fuori casa manteneva questo tipo di atteggiamento, quindi non era una cosa singola, insomma è il suo modo di giocare, questo ci fa ben sperare. Io non ti nascondo che anche sul 2-2 ero sereno, ero tranquillo e sapevo, dentro di me ne ero convinto che avremmo vinto la partita, perché vedevo la tranquillità, la sicurezza, la cercare il gol a tutti i costi, e questo modo di giocare mi fa stare sereno, mi fa stare tranquillo, che prima o poi c'è, perché noi abbiamo un potenziale di un attacco straordinario, posso qualcosina dobbiamo aggiustare in difesa, però con questo modo di giocare con Paolo Cannavaro, no Biaggio, con Paolino, che è tutta la mia solidarietà, io non voglio sbilanciarmi, perché io sono troppo di parte. Paolo per me è come Pino, è un ragazzo che voglio proprio bene, ce lo conosco personalmente, ci vediamo, e quindi sono di parte, non vorrei esprimere giudizi, però penso che tutti
tutti insomma sanno e conoscono il valore di Paolo Cannavaro, un vero. È straordinario e non è giusto trattarlo in questo modo. Secondo me fa bene se rimane a Napoli, perché lui è il capitano di questa squadra, ha dato l'anima, il cuore, e non è giusto. È incedibile. So che l'hanno dichiarato incedibile. Si parlava del Milan, spero proprio di no. Hanno rifiutato uno scambio con Zaccardo, che per noi sarebbe stato clamoroso. È un figlio di Napoli, di questa squadra, e deve rimanere a Napoli, e prima o poi sicuramente ci sarà la sua opportunità, ci sarà sicuramente. Benissimo, allora io mando un grosso abbraccio al grande Biagio Izzo. Biagio, a lunedì prossimo. Ciao ragazzi, grazie di cuore. Forza Napoli. Sempre. Ciao Biagio. Ciao. E allora noi andiamo avanti anche con la trasmissione, caro Michele. Sì, volevo soltanto dire, Antonio, sì, che i biglietti per la partita Napoli-Borussia Dortmund sono in vendita da domani, in prelazione per gli abbonati titolari di tessera del tifoso. Bene a specificare. Perché poi la fine della prelazione su tutti i settori dello stadio è fissata per l'8 settembre. Dal 5 settembre inizierà la vendita dei posti non occupati dagli abbonati, eccetera. Ripeto, www.napolimagazine.com e www.napolimagazine.com. Cos'è, un nuovo sito? Un nuovo sito, sì, è uscito da... Aspetta, adesso? Dopo la vittoria, subito dopo la vittoria. No, è uscito, sai quando è uscito questo sito? Dopo il gol di Moscardelli. No, vabbè, saranno un'importanza, era fatto una pubblicità mezzo mondiale adesso. Comunque, napolimagazine.com. Regalate una lametta all'amico Moscardelli. SSC Napoli.it. Trovate tutti i particolari. Barbiere pagato per Moscardelli quando vuole. Sì. E noi andiamo avanti, chiudiamo alla grande, alla grandissima, con la bellezza di Marica Fruscio. Buon pomeriggio, Marica. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio, super Napoli. Marica scatenata anche a 7 gold. Ti sei scatenata in patria straniera, nel senso la patria straniera dove hanno sempre parlato di Milan e Inter, adesso si parla anche di Napoli, grazie a Marica. Marica, il giocatore migliore di questa partita vinta dal Napoli, qual è stato secondo te? Guarda, ma non ci sono dubbi, Amsic, ancora una volta Amsic protagonista, grande trascinatore, colui che è stato cambiato di posizione ma in maniera ottimale. Benitez ha scoperto la posizione eccellente per Amsic, molto più vicino alla porta, molto più finalizzatore. Amsic che non sbaglia, in queste due partite non ha sbagliato un colpo, bisogna dire anche questo. Un destro micidiale, una rasoiata pazzesca che ha spiazzato Pigioni nel primo gol, che ha avuto una faccia non so se avete avuto modo di vedere, ma ha fatto una faccia pazzesca Pigioni, non si è neanche reso conto di quello che è gol, veramente straordinario. Ha preso palla dal centro, un passaggio perfetto direi anche di Lorenzo, esatto, insigne, poi l'ha insaccata nell'angolino basso, imprendibile per mamma mia, veramente un super gol, veramente un gol d'autore. Devo dire che Marca ancora una volta grande protagonista fin dal primo minuto, alti livelli già dal primo minuto, un po' come tutto il Napoli quest'anno, perché stiamo vedendo veramente una vera e propria evoluzione del Napoli. Se prima faceva fatica magari all'inizio partita ad integrarsi, comunque a prendere autorevolezza in campo, quest'anno già dai primi minuti il Napoli fa la differenza in campo, subito attacca, già subito punta sulla fase offensiva, crea e realizza già dai primi minuti, e questo è importantissimo. Cioè partiamo subito col piede giusto, ed è una cosa importante, specialmente in questo campionato che ahimè lo vedo abbastanza difficile, perché anche le altre squadre insomma stanno facendo degli ottimi risultati in campo, insomma mi riferisco a Inter, a Milan e naturalmente alla Juve. Mi fai le pagelle di Marica Fruscio sull'attacco del Napoli? Allora, un up and down veloce, naturalmente in discesa Britos al primo posto, un giocatore da rivedere, un giocatore che secondo me non è adatto a questo. Però posso dire una cosa, Marica, non gettiamogli troppo la croce addosso a Miguel, anche perché effettivamente sì, ha commesso errore grave, però ha sbagliato parecchio, lo so, però come vogliamo fare adesso? poi comunque non benissimo Maggio, non copre bene Palocchi in occasione del gol, insomma del suo secondo gol. Reina
non bene, ma non bene perché lui non è bravo, non bene perché non c'è una difesa lì avanti sufficientemente attiva, ecco. Quindi diciamo che di riflesso Reina non mi è piaciuto. Invece, vabbè, avanti tutta Amsic, avanti tutta anche Hiller in questa partita, è stato veramente molto bravo a centrocampo, ha dettato i ritmi, diciamo, sotto spinta anche e sotto pressione di Benitez è riuscito veramente a fare bene e a smistare dei buoni palloni. Grandissimo Caleon che non ha dato punti di riferimento, è stato un rapazzo d'aria, si è smarcato molto bene, si è fatto trovare sempre al momento giusto e al posto giusto. Un bel Higuain, io non dico che mi ha sorpresa più di tanto perché comunque gran parte poi del merito del suo primo gol in Serie A è stato anche del passaggio ottimo di Lorenzo Insigne, per cui secondo me Higuain deve ancora dare al Napoli, deve ancora svegliarsi in questo Napoli, però abbiamo comunque dei giocatori ottimi e oltretutto un Amsic che da centrocampo si è spostato proprio secondo me come attaccante aggiuntivo. Bellissimo, bel Napoli, mi è piaciuto, anche così, avanti tutta, scaldiamo i motori perché ce ne saranno proprio delle belle in questo campionato, insomma devo dire che ci divertiremo pazzesco. Beh, perfetta anche guardando l'orologio, straordinariamente in orario, Marica Fruscio come sempre, quindi caro Michele io ringrazierei Marica per la sua disponibilità come sempre ogni lunedì con noi alle 15.50 a Napoli Magazine. Marica, un abbraccio. Bene, grazie a voi, grazie a voi sempre per Napoli, adesso questo sarà un weekend di riposo perché come sapete si blocca un attimino il campionato, però poi ci rivediamo l'altra settimana con me a 7 gol per difendere le ragioni azzurre. Seguimi sempre, sempre. Mi piace troppo questa cosa che sta lì a Milano a difendere il Napoli, è fantastico. In prima linea praticamente, in prima linea. Perfetto. Ciao Marica, l'abbraccio. Ciao Marica, grazie. Ciao a tutti. Grazie, forza Napoli sempre. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.